Senti? Ecco subito, signor commissario, prego. Permessa di lavoro? Io ho dato tutto, col passaporto. Come ti chiami? Garofoli Giovanni, innocente. E italiano? Nessuno è perfetto, signor commissario. Dove lavori? Ristorante Borivace, so cameriere, signor commissario. Annuale? Magari, stagionale, sto in broa, poi si vede. Prima cosa facevi? Lavapiatti, come si dice, sguardo. Prima di Borivace. Ah, ho fatto un po' di tutto, signor commissario, manuale, stradino, carpendiere, ho dormito 2 anni nelle baracche. Perché? Ci stavi male? Per carità, c'era anche il letto. Non dico che altro ci doveva essere. Quando la sera uno torna stanco morto, anche se gli mettono la mobilia, chi la vede? Sarebbe una spesa inutile, no? Che facevi oggi nel bosco? Niente, signor commissario, è domenica, il mio giorno di riposo, viavo un po' d'aria. Perché sei scappato di fronte al cadavere? Lo so, avrei dovuto dall'allarme. Ma uno scappa così anche... anche per delicatezza, signor commissario. In fondo era un delitto vostro, io sono straniero, Voglio dire che forse anche lei, signor commissario, al posto mio... Beh, magari lei no, lei è un commissario, avrebbe chiamato la polizia. E poi che polizia, la polizia era già lei, già stava lì... Ma che cosa dici? Non lo so. Signor commissario, se mi interroga ancora un altro minuto, lei si convince che io sono l'assassino. Io gli firmo pure la confessione, il turco mi passa avanti, è la fine. Ma quale turco? Il turco? Al Borivace c'è libero un posto solo di cameriere straniero e in prova siamo in 2, io e sto turco. Allora? Per me è una cosa molto importante, mi può cambiare la vita, da così a così, lo capisce anche lei? Sì, va bene. Vai. Dove? Fuori, a casa. Non hai detto che sei innocente? Sì, io l'ho detto, ma... Ma cosa? Lei ci ha creduto. Non avrei dovuto? Sì, sì, certo, per carità, solo che... Sono proprio contento. Sono fiero di lavorare in un paese dove un uomo è creduto sulla parola solo perché è un uomo. D'accordo, fai. Senz'altro. La palla la restituisce lei. Non preoccuparti di palla. Per carità, signor commissario, se la palla ce l'ha lei non mi preoccupa affatto. Ecco, bravo. Allora vado? Vai, vai. Grazie. Prego. Con permesso. Permesso. Grazie tanto. Di niente. Fai entrare l'assassino. Sì, subito. Ha firmato la confessione? Sì, spontaneamente. Comenzi. Nino? Ja, monsieur. Con. Subito, signor Begley. Signor Nino, ci siamo, Di che? Ha scelto lei. Speriamo. Eccomi, signor Begley. Com. Allora, caro Garofoli, come va? Sembra innocente, signor commissario. Adesso lo fediamo. Sì. Che hai fatto domenica? Oddio, signor commissario, ma gliel'ho detto. Dopo il nostro colloquio. Dopo sono tornato a casa, che ho fatto? Atti osceni in luogo pubblico, ad esempio. Ma chi io? Signor commissario, da uomo, mi permette? Qua sono mesi che di atti osceni non se ne parla proprio, manco un privato, figuriamoci un pubblico. Allora, neghi di aver fatto pipì? Prego. Né chi ti ha per fatto pipì? Pipì? Beh, quella sì. Magari ogni tanto. Ma perché? È proibito? In pubblico sì. Ma lo credo bene in pubblico. Però c'è chi lo fa lo stesso. Sì, ma chi sono sti zozzoni? Fedi un po' tu se lo riconosci. Senz'altro, si posso essere di aiuto. Questo? Poche gocce, signor commissario.
Non me ne sono manco accorto, lei capisce, l'interrogatorio, l'emozione... Già. Ti scappa. Davanti a una donna. Ma io non l'avevo vista, e poi dico, porco Giuda, con tutte le bellezze che ci stanno in Svizzera, non c'avevano altro da fotografare qui. Va bene, pago la multa, pago tutto, me lo dai, io che devo fare, signor commissario? Mica mi caccerete via per questo. Per me, se il signor Begli ti conferma il contratto. Come se me lo conferma? E senza contratto da lavoro uno non può mica restare in Svizzera. Dovrei rientrare in Italia. E chi c'ha il coraggio? 3 anni di promesse, signor commissario, che gli dica a caso, ho fatto pipì. Signor Begli, non si farà mica influenzare da ste fregnacce, vero? Qui ci vogliamo bene, siamo tutti una famiglia, glielo dica lei al signor commissario. Signor Begli. Adesso glielo dice.